Una riunione qui alla Camera di Commercio indetta da un allevatore, Battista Caterini, di Valle Castellana, assieme anche ad altri allevatori, pastori, del posto. C'era anche Coldiretti questa mattina. Voi avete protestato in questi giorni e continuerete a protestare, per la situazione, per la vostra situazione di lavoro, e diserterete, cioè questa è almeno l'intenzione, la prossima fiera della pastorizia. Io sinceramente, io personalmente sicuro, come altri colleghi mi hanno promesso che non andranno a questa fiera perché da tanti anni ci dicono tante belle promesse e poi alla fine ogni anno è sempre peggio, con problemi maggiori e con multe ingiuste di abbastanza. Elevate, poi insomma è la burocrazia fondamentalmente, quella criticate. Tanta burocrazia che non si riesce più, anche volendo fare tutte queste cose che ci chiedono, non è più possibile, non è più possibile e non riusciamo nemmeno a capire il motivo di questa burocrazia, perché c'è questa burocrazia. A volte ti chiedono cose cioè, assurde, assurde Tipo? proprio. Tipo per quanto riguarda i spostamenti dei greggi, tipo i documenti che dobbiamo produrre, che alla fine non contano poco, diciamo, tutte queste cose che ci fanno fare. Non vi sentite tutelati, insomma, né dalla regione né dal governo. C'è cioè, un'economia locale come quella, insomma, dell'allevamento della pastorizia dovrebbe essere un fiore all'occhiello, invece non vi sentite tutelati. No, assolutamente, perché continuando di questo passo la pastorizia abruzzese muore per forza, perché però credo che prima di morire devono passare sopra i nostri corpi. Quali sarebbero le azioni da mettere subito in campo? Intervenire con la Regione Abruzzo, con il governo, facendo capire, come stamattina abbiamo spiegato alla Coldiretti, i problemi che ci abbiamo. Sono problemi, noi chiediamo 10, l'importante è che ce ne risolvono 5. Quali azioni metterete in campo se eventualmente diserterete la fiera, della pastorizia? In questo momento diserteremo sicuramente, come ho detto prima, io personalmente la fiera della pastorizia, e se non basta questo qua, questo incontro di questa mattina, faremo altre manifestazioni molto più pesanti.